Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli di cui si ha la cartuccia originale. Negli ultimi anni la fascinazione nei confronti del retro gaming ha raggiunto dei picchi mai visti prima. E questo perché principalmente è diventato molto semplice emulare le console più vecchiotte. E non solo. Il mercato è stato letteralmente invaso da hardware che promettono i risultati più disparati, molto spesso anche a prezzi straeconomici. E oggi vorrei parlarvi della Mayu Mini Plus, questa consolina veramente portatile che si è imposta sul mercato come una delle soluzioni più pratiche ed economiche per quanto riguarda l'emulazione degli 8 e 16 bit, spingendosi addirittura fino alla prima PlayStation. I ragazzi di Match DIY mi hanno inviato questa unità omaggio e dopo averla provata per più di una settimana vorrei parlarvi dei suoi pregi e dei suoi difetti. Anche per aiutarvi a capire se una console del genere fa il caso vostro. Nel caso vi interessasse, brucio un attimo le tappe e vi dico subito che al momento la console è disponibile in varie colorazioni sullo store di Match DIY e al momento è possibile acquistarla con uno sconto del 15% visto che è in atto una campagna promozionale chiamata Gaming Week. Se invece arrivate un po' in ritardo, dopo la fine di questa offerta, potrete comunque inserire al checkout il codice PORO, ovviamente, per un 10% di sconto sul vostro acquisto finale. Se state monitorando da un po' questo mercato, sapete che il problema principale della Mini è la reperibilità. Infatti queste console vanno spesso sold out ed è difficile trovarle al loro prezzo originale. Quindi, come si suol dire, adesso è disponibile e chi dorme non piglia poro. Bene, se siete nuovi iscrivetevi al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del poroverso e vi aspetto comunque nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa Mayu Mini Plus e se vorreste vedere sul canale altri video del genere. Proverò a rispondere a tutte le vostre domande. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Qualche tempo fa vi ho parlato di quello che per me è il vero Game Boy definitivo, l'Analog Pocket. Vi consiglio di recuperare il video che ho fatto a riguardo perché si tratta veramente di una console pazzesca che tramite la tecnologia FPGA emula a livello hardware tutta la linea evolutiva del Game Boy e permette quindi di utilizzare le cartucce originali di tutti i modelli Game Boy proprio come se le si inserisse in una console originale, graziata però da uno schermo pazzesco e tanti benefit che arrivano con un hardware a dir poco futuristico. Tutto questo però si paga e anche caro, ed è ovvio che il target dell'Analog Pocket sia ben diverso da quello di una Mayu Mini Plus, il cui obiettivo principale non è quello di ricreare l'esperienza originale superando i limiti dell'hardware dell'epoca, quanto piuttosto fornire una piattaforma per l'emulazione comoda, di semplice utilizzo e soprattutto economica. Quindi ho deciso che nella recensione di oggi vi parlerò dell'esperienza stock, di quella che potreste potenzialmente avere tutti quanti una volta acquistata la console, senza bisogno di andare a smanettare installando un custom firmware o impazzendo dietro ai setting di RetroArch. Quindi partiamo proprio dal nome. Cosa indica quel plus? Come dicevamo in apertura, la prima Mayu Mini in un certo senso ha rivoluzionato il mercato e immediatamente ha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico, il che però ha portato a un gigantesco problema. La console è diventata introvabile. Questa seconda revisione è in realtà più o meno la stessa console, con differenze marginali, che ora vedremo, ma in pratica è una riedizione 1.5 pensata per reimmettere nel mercato un hardware strapopolare. Se andiamo a vedere le specifiche interne, abbiamo esattamente le stesse caratteristiche hardware della prima Mini, con un processore ARM Cortex A7 a 1.2 GHz, 128 MB di RAM, una capienza interna, dipendente dal taglio di microSD che si decide di acquistare, quindi o 32 o 64, 128 GB. Le prime differenze sono nell'integrazione sul chip di un modulo per il Wi-Fi, che tratteremo meglio in un futuro video, e nelle dimensioni dello schermo, che ora è un IPS da 3,5 pollici con una risoluzione di 640x480 in 4 terzi. Con l'aumentare della diagonale dello schermo c'è anche una batteria più capiente che passa da 2000 a 3000 mAh, ma questo non incide sulla durata della carica visto che il nuovo schermo consuma molto di più e quindi con una carica completa la console garantisce sempre la stessa autonomia di 5 o 6 ore. Niente male, però non è neanche niente di eccezionale. Ora, io non ho sotto mano una Mayu Mini, ma se state pensando di effettuare un upgrade a questa Mini Plus, se fossi in voi, l'unico fattore che terrei in considerazione è la comodità. Come vedremo fra poco, la console rimane portatile al 100%, anzi proprio tascabile.
ma le dimensioni crescono di un bel po', per colpa, anzi forse grazie, al nuovo schermo. Quindi se con la Mini avete trovato una console affascinante ma troppo piccola per le vostre mani, beh, questa Plus potrebbe fare al caso vostro. La scatola si presenta bella compatta, con un artwork della console sul fronte e su uno dei due lati le caratteristiche principali. Aprendola, all'interno, oltre alla console abbiamo le istruzioni e un po' di accessori, tra cui un cavo USB-C per la ricarica, un adattatore USB per mettere sul PC la microSD fornita con la Plus e un vetro protettivo che vi consiglio di mettere una volta rimossa la pellicola. Io per cercare di riprendere al meglio lo schermo non l'ho ancora utilizzato, però vi consiglio di applicarlo visto che comunque si tratta di una console che molto probabilmente metterete in tasca o in spazi angusti e che non ha una chiusura a conchiglia, quindi lo schermo rimane esposto. I ragazzi di Match DIY mi hanno inviato anche una custodia semirigida che non mi dispiace affatto. La console si presenta seguendo il form factor classico del primo Game Boy, con lo schermo in 4 terzi che occupa praticamente metà della scocca. Vista la forma non potevo non scegliere la colorazione classic, ma se cercate qualcosa di più moderno ci sono diverse varianti cromatiche della Plus. Quanto è grande? Beh, la console è sempre minuscola, 10 cm in altezza, 8 in lunghezza e però è abbastanza profonda, circa 2 cm per un peso complessivo di oltre 164 grammi. E devo dire che in mano dà una buona sensazione di pesantezza, le plastiche sembrano belle solide, però è così piccola che comunque un po' sembra fragile. Vi lascio qualche comparazione con altre console per farvi capire quanto spazio occupa. Qui è accanto al primo Game Boy, qui accanto al Color, segue un Game Boy Advance, l'Analog Pocket e infine la Steam Deck. Il form factor per me è strapromosso, anche perché lo schermo in 4 terzi è la scelta ottimale per non sacrificare l'estensione dello schermo quando si parla di retro console di fine anni 80 fino ai primi anni 2000. Per esempio, il più grande difetto dell'Analog Pocket è quello di non essere stata pensata con in mente la risoluzione dei giochi GBA. Qui invece sulla Mini Plus abbiamo un quasi full screen che mantiene intatte le proporzioni con delle cornici per niente invadenti. E come dicevo in apertura, la Plus è più ingombrante. Sì, ma rimane comunque non solo portatile ma anche tascabile, perfetta per qualche partita al volo, durante i viaggi o nei momenti di nulla. La console presenta 4 tasti frontali, 2 ulteriori tasti Start e Select, un pulsante per richiamare il menu di sistema e un D-pad di ottima fattura. Sul retro invece abbiamo 4 tasti dorsali che riprendono la nomenclatura Sony, R1, R2, L1 e L2. Sul lato sinistro abbiamo i 2 tasti per regolare il volume, quello destro invece è libero. Sotto invece c'è spazio per un jack da 3,5 mm per le cuffie, la porta di ricarica USB-C e lo slot della microSD, dove, importantissimo, vi ricordo che non solo sono contenute le ROM già precaricate, ma anche tutto il firmware di sistema. Come facciano a non avere ripercussioni legali, per me rimane un mistero. Voi ovviamente fate proprio come me, tenete solo i titoli di cui avete una copia fisica, non si sa mai. Sopra invece c'è il tasto accensione e 3 LED che indicano se la console è accesa o meno e anche lo stato di carica. A proposito, sul retro c'è lo sportellino che copre il vano batteria, proprio come il primo Game Boy. Questo perché la batteria in teoria è rimovibile, ma non ci sono riuscito. Non voglio forzare la console, ma sembra quasi che lo sportellino sia incollato e ho tanta paura di romperlo. Le citazioni comunque non finiscono qui e abbiamo proprio dei tocchi di classe niente male, come ad esempio le scanalature orizzontali che attraversano la parte inferiore del retro della console e il posizionamento identico spiccicato della cassa audio, che tra l'altro è accompagnata dallo stesso affossamento che arrotondava l'angolo inferiore destro del Game Boy. Dettagli inutili, per carità, però per un nostalgico come me questi sono punti a favore. Ora parliamo dell'ergonomia e dei pulsanti. Non pensavo, ma grazie ad alcune accortezze l'impugnatura è abbastanza comoda anche per le mie manone. In particolare sono rimasto colpito dai tasti dorsali, dove L2 e R2 sono più sporgenti rispetto agli altri due. Questo consente di appoggiare le dita su tutti e 4 i tasti senza il rischio di premere quelli più esterni, facilitando anche una posizione naturale dell'impugnatura. Poi, questo è un grandissimo punto a favore, i tasti fanno il giusto rumore. Sia i dorsali che i 4 frontali cliccano nel modo giusto e non sembrano affatto scadenti, anzi tutt'altro. Sono reattivi e rumorosi. Ma la vera star è il D-pad. Uno dei motivi principali che dovrebbe indirizzare le vostre scelte quando vi affacciate sul mondo dell'emulazione dei grandi classici in 2 dimensioni è proprio quello della qualità della freccia direzionale.
Ad esempio anche il motivo principale per cui odio i Joy-Con, ma questo è un altro discorso. Il feeling al tatto è perfetto, ma soprattutto gli input sono estremamente precisi e non mi è mai capitato che venissero registrati i movimenti in diagonale quando invece l'intenzione era quella di premere un'unica direzione. Anche nei momenti più concitati il D-pad non mi ha mai tradito e questo mi pare di capire invece che sia uno dei più grandi difetti della rivale Unbernic. Ma anche in questo caso non so dirvi con precisione, essendo questa Mini Plus la prima retroconsole che recensisco approfonditamente. Ovviamente non c'è spazio per un analogico, quindi anche se la console si comporta in modo più che discreto con la prima PlayStation, i titoli in full 3D che richiedevano l'utilizzo del Dual Analog o del DualShock non possono essere giocati. Dite pure addio ad Ape Escape. Manca poi un'uscita HDMI per trasformare la Mini Plus in una sorta di Switch, ma questa rimane nelle intenzioni una console portatile e io personalmente non soffro questa mancanza. Parliamo ora del sistema operativo. Come vi ho anticipato, accendendo la Mayo Mini Plus appena tolta dalla scatola, si viene accolti da un'esperienza utente scarna ma funzionale. Tutto dipende, come al solito, da quello che cercate. In questa versione custom di Linux abbiamo accesso a qualche menu principale. In game abbiamo la lista delle varie ROM organizzate per console. Nel menu RetroArch invece possiamo scegliere i core alternativi già presenti all'interno dell'SD, nel tentativo magari di risolvere qualche problema di incompatibilità. Su App abbiamo accesso a un file explorer, mentre su Setting possiamo fare veramente il minimo indispensabile, tra cui modificare la luminosità, configurare il Wi-Fi, customizzare qualche elemento dell'interfaccia utente e rimappare i tasti. In ogni caso la selezione di emulatori è bella corposa e tutti quanti funzionano in modo convincente, se non con qualche piccolissimo inciampo ogni tanto. C'è però un problema, la selezione di ROM è abbastanza random. La mia Mini Plus è arrivata con una SD da 64 GB colma fino all'orlo e alcuni emulatori hanno addirittura più di 1000 titoli caricati all'interno della loro libreria. Muoversi in questa giungla è però un vero casino, visto che c'è solo uno scrolling verticale e per alcuni sistemi i giochi sono ordinati seguendo un criterio numerico e non alfabetico. E inoltre ci sono degli assenti clamorosi, tipo quei titoli che ti aspetteresti di trovare tra i 10 giochi più importanti per una console, che invece non ci sono e lasciano spazio a una miriade di titoli sconosciutissimi. È possibile effettuare una ricerca di sistema in sistema e per fortuna è possibile salvare i titoli preferiti e anche navigare tra i giochi recentemente aperti. Però insomma non è affatto scontato che troviate quello che state cercando. Per fortuna aggiungere le ROM è stra semplice. Basta collegare la SD al computer tramite l'adattatore fornito con la console e inserire nelle rispettive cartelle le ROM che abbiamo sul computer. E poi, una volta reinserita la SD, effettuare un refresh delle ROM dal sistema operativo. Questa è un'operazione più lunga a dirsi che a farsi e di cui sicuramente vi ritroverete a fare utilizzo. Anche perché non so bene come funziona per quanto riguarda il contenuto delle SD precaricate. Vedendo altre recensioni, sia internazionali che non, il contenuto di ogni SD sembra variare di console in console, quindi non è detto che l'ampia libreria a vostra disposizione sia uguale a quella che ho io e soprattutto non è detto che contenga quello che vi serve. Quindi non solo sarete costretti a mettere anche voi delle ROM, ma molto probabilmente a un certo punto anche l'utente più basic sentirà l'esigenza di passare a un custom firmware. Però ora passiamo all'emulazione. Come funziona? Molto molto bene, ho provato diversi sistemi e l'esperienza è sempre stata ottima, se non con qualche inciampo. La palette super accesa del Game Boy Advance rende alla grandissima sullo schermo da 3,5 pollici ed è una vera goduria da vedere. Anche l'audio regge abbastanza botta, pure negli esperimenti più particolari come nelle voci digitalizzate di Max Payne. E poi non sono sicuro abbia caricato correttamente questa Skybox, però anche il 3D di Driver 3 gira fluidissimo. Questo sì che è un esperimento fuori di testa. Un altro sistema che ero curioso di provare era il Neo Geo, Metal Slug fila liscio che è una bellezza, con gli stessi rallentamenti in engine che c'erano anche sul sistema originale, ma nonostante questo staccarsi da un arcade del genere è proprio difficile. I titoli Neo Geo che ho provato ci mettono un po' ad avviarsi, alcuni veramente tanto, ma funzionano perfettamente e non ho riscontrato particolari glitch a livello di audio o video. Ovviamente
caratteristica comune a tutti gli emulatori, è che è possibile, premendo il tasto di sistema, avere accesso a un menu di emulazione che consente di salvare e caricare il save state, utilizzare il netplay o uscire dalla ROM. Per i save state è possibile utilizzare fino a 10 slot per titolo e in più è possibile mettere in sleep la console premendo rapidamente il tasto accensione per riprendere la partita in un secondo momento esattamente da dove la si era interrotta. Il menu nativo ci porta nella maggior parte dei casi a una pagina RetroArch di setting, dove in realtà si può fare ben poco, oppure a una pagina contestuale dell'emulatore come nel caso del Game Boy. Ma anche qui l'incidenza dell'utente è praticamente limitata a zero, un fattore che ha i suoi pro e i suoi contro. Con una libreria così vasta, mettete in conto che per forza di cose troverete dei problemi, da glitch visivi a magari qualche difficoltà nell'avvio. Ma oltre che cambiare i core di riferimento, dove possibile non è che potrete fare molto altro. Ad esempio ho trovato un bug fastidiosissimo che non mi permette di salvare la configurazione di RetroArch per disattivare i filtri video che sono particolarmente invadenti sul Game Boy Advance. Un bel problema, soprattutto se venite da un altro mondo come quello dell'Analog Pocket. Però ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi non ho riscontrato gravi problemi con l'emulazione, se non qualche imperfezione che magari noteranno solo i più attenti o i più esperti di quel determinato sistema. Poi la qualità dell'emulazione si unisce alla qualità del form factor e dei tasti, che insieme permettono di godersi anche i giochi più action e tecnici senza sentirsi limitati dalle dimensioni della console. Ed è con estremo piacere che vi dico che anche la PlayStation 1 gira che è una meraviglia. Ho provato sia dei platform in tre dimensioni, come Crash o Rayman 2, non ho nulla da segnalare, girano benissimo, e poi ho dato spazio anche a qualche picchiaduro e racing game. Il frame rate rimane sempre ottimo, così come la pulizia visiva. Mentre da una bestia come la Steam Deck mi aspetto questo e altro, non vi nascondo che fa proprio impressione vedere titoli in rudimentale 3D girare su un affarino così piccolo. Il risultato finale, sia che andiate di coloratissimi classici in due dimensioni, presi dalla stagione più convincente dei 16-bit, o scegliate di addentrarvi nel mondo degli albori dei motori poligonali, è quanto di meglio si possa pretendere da un affarino del genere. Cioè, vi ripeto, costa una settantina di euro. Con un prezzo così contenuto vi mettete in tasca una libreria sconfinata e ve la godete pure. Quindi in conclusione, vale la pena prendere in considerazione l'acquisto della Mayo Mini Plus? Allora, se avete già una Mini Standard, l'upgrade va preso in considerazione solo se vi siete trovati scomodi con la prima console. Altrimenti lasciate perdere perché la console è sostanzialmente la stessa. Se siete in cerca di un hardware tascabile, in grado di accompagnarvi ovunque e sempre pronto all'uso, senza doverci stare a impazzire dietro per le prime configurazioni, a un prezzo così contenuto è proprio difficile resistere. E probabilmente se mi avessero regalato una cosa del genere quando ero adolescente sarei impazzito. Quindi, visto che questa Plus rimedia almeno per ora il più grande difetto della Mini, ovvero che al momento è reperibile, per me sì, è un acquisto da prendere in considerazione. Se siete interessati, in descrizione trovate tutti i link per acquistarla in sconto sullo store di Match DIY, che ringrazio ancora per avermi inviato l'unità omaggio. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, spero che questo video vi sia tornato utile, vi aspetto nei commenti per rispondere alle vostre domande e per sapere anche se vorreste vedere altri video del genere. Noi ci vediamo presto con la live della Summer Game Fest, nel frattempo mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Maio Michele Plus. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! In.